Ciao a tutti, Riccardo. A Dubai ci sono numerose opportunità di investimento. Parliamo di real estate, di immobiliare. È fondamentale saper scegliere il giusto progetto. Questo lo dico spesso, perché poi è la realtà dei fatti. Da investitori, quindi se fate una scelta proprio di investimento puro, potete valutare diverse opzioni, perché ci sono almeno tre opzioni. Uno è comprare un progetto che si chiama off plan, ovvero un progetto che o è appena partito, quindi ci si aspetta di averlo pronto in 4-5 anni, dipende da cos'è, oppure un progetto che è partito 2-3 anni fa ed è vicino alla consegna, l'handover, quindi magari tra un anno o due verrà consegnato. E in molti casi ha già visto un aumento dei prezzi, perché ci sono lo stock dal costruttore finito e quindi ci sono investitori di, diciamo, dei primissimi giorni, quando l'hanno comprato al lancio, che lo rivendono per fare un margine. Questo è punto uno. Tu come investitore arrivi in un certo momento e vuoi acquistare da un altro investitore sul secondary market. Si chiama secondary perché non è più dal developer, ma da un privato o da un'azienda. Questo è il punto uno. Sicuramente ci sono possibilità di ottimi margini, non puoi metterlo a rendita perché non è ancora pronto, chiaramente. Puoi fare solo una rivendita successiva, un flipping, quindi significa aspettare un altro anno, altri 6 mesi, altri 2 anni, avvicinarsi all'handover, cioè alla fine, alla consegna del progetto, e rifare un margine. Questa è l'opzione 1. L'opzione 2 è andare sul secondary market, cioè un progetto già pronto. Qui hai delle opzioni. Uno, sicuramente metterlo a rendita, quindi affittarlo short term oppure long term. Qua ci sono varie opzioni. L'altra opzione sul secondary market è comprare, magari a sconto per qualche ragione, e qui è fondamentale avere uno che ti assiste sull'immobiliare, che sappia il momento giusto di farti comprare qualcosa, un distress deal, cioè un affare, quindi un'operazione dove il venditore ha bisogno di liquidità e deve vendere in fretta, per avere anche un margine di rivendita. Quindi non lo vuoi affittare, non vuoi liquidità costante, non vuoi un flusso di cash, ma vuoi un'operazione di flipping, quindi compri sul secondary qualcosa di pronto con l'opzione già di rivenderlo subito dopo con un margine. Questa è l'opzione 2. L'opzione 3 è comprare delle opportunità di investimento garantito con un rendimento garantito. Cosa vuol dire? Ci sono a Dubai delle aziende, spesso sono hotel con un brand molto importante, ce ne sono diversi, che ti danno la possibilità di comprare una camera nel loro albergo. I prezzi di partenza sono abbordabili perché si parte da 500.000 euro, e in quella camera ti permettono di stare una settimana, in alcuni casi 2 settimane all'anno, gratuitamente nella propria, diciamo, camera, per usufruirne. Ma l'obiettivo non è andarci a vivere, chiaramente. L'obiettivo è avere un contratto a rendimento garantito, e qui ci sono opzioni che arrivano fino all'8% per 10 anni. Per maggiori informazioni contattami.